Siamo quasi alla fine dell'anno liturgico e i temi di queste ultime domeniche eh, sono incentrati sul ritorno del Signore, quindi ci vogliono aiutare a prepararci a questo, a questo ritorno. Il Vangelo di questa domenica ci mette di fronte una parabola molto particolare: la parabola delle dieci vergini che devono accompagnare lo sposo con le lampade accese. Questa era un'usanza tipica del periodo di Gesù. Eh, lo sposo era, aveva un corteo che lo accompagnava, fatto da queste vergini, che doveva tenere le luci accese luci non per vederci nella notte, ma per accompagnare con luce, con festa lo sposo che arriva alle nozze. Di cinque vergini sono stolte, cinque vergini sono sagge. Cosa dimostra la loro saggezza? Il fatto di avere con loro un po' di olio di riserva perché. Eh, può capitare, come infatti poi capita nella parabola, che lo, sto, lo sposo ritarda, e ehm, l'olio finisce e occorre una riserva. Le stolte non hanno l'olio. Appunto succede proprio questa situazione: lo sposo ritarda, a mezzanotte arriva il eh, richiamo, le vergini che si erano assopite, si erano addormentate, si risvegliano e si accorgono che l'olio sta finendo. Ma le sagge hanno la riserva, le stolte no. E qui c'è prima una cosa interessantissima, perché le stolte hanno la soluzione. Dicono, voi che avete la riserva, datecela. Questo è un atteggiamento, diciamo, abbastanza tipico di chi ehm, è poco attento e si mette nei guai. Alla fine chiede agli altri di risolvere i suoi guai. Mm. E questo è un atteggiamento al quale eh, occorre fare attenzione, perché eh, su alcune cose è buono ed è giusto chiedere aiuto e chiedere condivisione, ma occorre sapersi prendere le proprie responsabilità. E in questo caso queste vergini eh, non si prendono le loro responsabilità. Le, le, le sagge rispondono mostrando ancora una volta la loro saggezza. Se noi condividiamo l'olio finiamo che. Non ce n'è più né per noi né per voi e quindi lo sposo non avrà più nessuna vergine che l'accompagnerà. Preoccupatevi voi del vostro problema, andatevi a prendere l'olio e così faranno. E facendo questo, però, perderanno l'incontro con lo sposo. Questa parabola ci invita, innanzitutto, a prestare attenzione a quelli che sono uh, i segni dell'arrivo del Signore e prestare attenzione attraverso una preparazione che nella parabola è rappresentato dall'avere l'olio a sufficienza per tenere accesa la lampada. Eh, a livello di simbologia possiamo dire che noi possiamo rimanere attenti all'arrivo all del, del Signore con l'olio della preghiera che tiene accesa Uh, quella luce che ci fa vedere i segni della Sua presenza già in questo tempo. Uh, questa luce diventa per noi uh, la, la nostra stessa fede che um, apre i nostri occhi ai segni piccoli ma importanti della Sua presenza e ci prepara all'arrivo, all'arrivo del Signore perché uh, non capiti anche noi di perdere questo incontro, teniamo accesa la nostra preghiera, teniamo acceso il nostro sguardo verso, teniamo vivo il nostro sguardo verso il Signore e ehm, viviamo con speranza ogni momento della nostra giornata, perché davvero in ogni momento noi possiamo cogliere la sua presenza.